no. Oh! Eccoci qua. No, secondo me no, secondo me no, secondo me no. Per Dio. Per Dio, per Dio. Più urli, più Minecraft diventa pauroso. Noi siamo entrati in questo mondo, ma non sapevamo quello che sarebbe successo. Proprio perché siamo due semplici amici che giocano ad un gioco super pauroso. Oddio, non ho registrato niente. No. Ah, battutona. Mi sono cacato addosso, ti stavo per... Oggi siamo di nuovo in pericolo! Sì! Ti do dei blocchi e ti do soprattutto uno zainetto. Io mi tengo questo qua perché è azzurro e a me piace l'azzurro. E tu sei rosso, quindi il rosso ci sta bene col tuo colore. Andiamo perché siamo veramente in pericolo. Se urliamo, tipo ti faccio un esempio, succede una cosa super inquietante. Più urliamo, più succede una cosa inquietante. Tipo... Aaah! Non succede niente? No. Oh, è comparso un blocco! Ma questo cos'è, Herobrine? Sì, è Herobrine, deve essere lui, guarda! Porca vacca, no! Allora stiamo attenti, anche perché sennò può essere che ce lo... Facciamoci dei picconi, però, perché siamo in pericolo in questo momento. Posso indossarlo il pack? Come si fa per indossarlo? Non ne ho idea. Sì, così, così, guarda, te lo devi mettere come armatura. Perfetto, ottimo. Oh, che belli che siamo. Comunque poi mi spiegherai come hai fatto a vedermi che sono rosso. In che senso? Hai detto che sono rosso e mi hai dato lo zaino rosso, ma io sono tutto blu, eccoti il piccone. Ah, ma te lo sei già fatto. E comunque io ho un super potere, guarda, posso spaccare le cose immediatamente. Come fai? Perché io non posso? Dai, insegnami. Adesso ti insegno, vieni qua con me, forza. Però mi raccomando, non dobbiamo urlare. E soprattutto stiamo attenti di notte, ok? Ok, dobbiamo fare molta attenzione. Dobbiamo stare vicini, vicini. Sta già venendo notte, tra l'altro. Mi sembra che la notte arriva prima, però, in questo mondo. Può essere. Più che altro, come fai a rompere i blocchi così veloce, cavolo? Cioè, io ho le braccia che sono molto veloci. Però prendiamo dei materiali utili. Ah! Questo è Alberum, è vero, io non te l'ho fatto vedere. Hai urlato però, non va bene. Porca vacca, hai ragione. Alberum, tu non so se lo vedi. Aia. Mi sa che ti ho fatto del male, purtroppo, urlando. Cattivo Orlando. Comunque no, non ho mai visto Alberum. È proprio questo qua, c'ha una faccia sorridente, occhi sorridenti. È veramente orribile. E ce lo siamo trovati pure in questo mondo. Guarda cosa ho trovato, un po' di coal. Ma grandissimo, così ci possiamo fare tantissime torce. Sì, le torcium. Speriamo che non sorridino e che non siano soprattutto brutte e cattive come Alberum e altri. Più che altro facciamo attenzione perché io so che stando al buio compaiono dei mostri strani. Come lo sai? Perché lo so e basta. Va bene, ok, allora andiamo sempre di più al buio, è questo l'obiettivo. Compare Monstrum, se andiamo al buio. Pure Monstrum, pure Aquam, pure... ogni cosa c'è in questo mondo, purtroppo. Cos'è, ma che questo? Pappole però, scusa, c'è troppa acqua. È vero, questo minerale che cos'è? Molto strano. Contron Ingot. Ma io vedo delle cose molto strane, ma poi finora non è comparso nessuno. Allora, parla per te, è comparso il blocco e poi è comparso il fulmine, che è comunque qualcuno, voglio dire. Cioè, non è ancora nessuno, però mi sa che non abbiamo ancora urlato abbastanza. Questo mondo ti metterà in condizione di urlare, perché sarà sempre più pauroso e sempre più pericoloso. Ti sfiderà proprio ad urlare. E noi non dobbiamo urlare, ovviamente. Che bello! Vorrei tanto urlare, ma non posso. C'è uno squid luminoso, non l'avevo mai visto. Sì, che bello! Senti, ma troviamo altri oggetti utili, perché abbiamo bisogno di un'armatura di ferro almeno, o no? Sì, è vero. Vabbè, facciamo così, scaviamo tipo tantissimo, tanto, Ah, ho trovato un del ferro, perfetto, vedi che chi cerca trova. Hai trovato ferrum. Ma questo però non è ferro, non è ferro. No, ce l'ho trovato io il ferro, ce l'ho qua. Ah, altro ferrum, essere... vieni, vieni. Oh, anche un sacco di coal, vedi? Troppo bello il coal. Attento che se rimane al buio poi ti coalano. Infatti. Ma perché davvero è così? Il buio uccide, quindi? Io mi ricordo che ad una certa arriva tipo un mostro che fa... E ti mangia. Ah, strano. Però non sta succedendo adesso, quindi non lo so. Ah, ma certo, ma mi sa che succede di notte, purtroppo. Sì, sì, quella cosa lì che dici tu succederà di notte. Infatti mi sa che urleremo molto. No, ho paura, voglio la mamma. Ho 15 di ferro, però, vedi. Cioè, con 24 si fa un'armatura completa, praticamente. Ma è successo qualcosa di strano? Un altro ferro! Noè, non mi dica che hai urlato. No, no, non ho urlato. Ho detto altro ferro.
Ma mi sa che hai fatto troppo, urlato. Dici? Oh, c'è qualcuno! Ma cosa hai fatto? C'è... Oh, mi sa che abbiamo urlato. Di nuovo. È tornato. Lo picchio. Prova a picchiarlo. Oddio, ma cosa fa? Non si muove? È strano, guarda. Mi crafto immediatamente una cacchio di... Ma perché ho un sacco di ferro nell'inventario? Cosa è successo? Ma questo non può essere il vero Herobrine. Siamo solo noi nel mondo. Oh no? Prima che si potenzia. No, si sta... Oh, oddio. Si è arrabbiato con noi. Lia, perché prima tu hai urlato, ma adesso abbiamo urlato anche noi tantissimo di nuovo. Porca vacca. Nascondiamoci. No, dobbiamo entrare dentro qualcosa. Entriamo dentro. Dove qualcosa. Lui? Il cave dweller. No, ti giuro, non c'è niente. Mi sto cagando addosso, aiuto. Vieni. Anch'io? Okay. Cagiamoci vicini. Entra. C'è qualcuno che fischia, Oddio. Abbiamo piazzato le torce insieme dalla paura. No, queste cose mi fanno troppa paura, Elia. Cioè, ma che cacchio mi stai dicendo? Quello stava facendo un... No, guarda la barra. Oh no, mi sa che è tornato. Ce l'ha con noi. Ma dove cacchio è adesso? Dov'è? Non lo vedo, dov'è? Ah, è qua! Porca vacca, non dobbiamo più urlare perché stiamo urlando. Oh, cos'è sta roba? Infatti, è lui. Stavolta si muove. E uccidiamolo di nuovo. Mi sa che bisogna ucciderlo. Accidenti ad Herobrine. Oh, scusa. Senti, facciamo così. Ti faccio una spada in ferro, ok? Grazie, io un'ascia. Ah, e quindi preferisci l'ascia? No, però ce l'ho. Intanto c'ho anche quella. Ci servirebbe del cibo, però. Ecco, guardalo! Che ci guarda laggiù, è lui? Mi sa che non era lo stesso. Ma davvero? Sì, da dietro l'acqua. C'era una specie di testa che ruotava. Oddio, io non l'ho vista. Questa deve essere la nascita di Herobrine. Di Herobrine e di tutte le sue robe. Allora, tieni la spada. Grazie. L'ho droppata male, ok, tieni. Deve essere ancora nelle vicinanze. Sì, perché si vede ancora la sua barra del boss. Peraltro quel pipistrello che cacchio ha? Che cosa? Hai visto? È strano questo pipistrello, guarda. Non è campato. Eccolo! Non ha girato di spalle, se si gira urlo. No, per carità, che brutto che è. Poi perché vola? Guarda che sta cittando, non vale. Si sta arrabbiando. Oddio. Si è pizzato. Porca vacca, che cacchio mi stai dicendo? Siamo in pericolosissimo. Sì, troppo pericoloso. Cos'è? Quest'acqua non è normale. Vedo che ha dei colori strani, guarda, è più bianca. È vero, è putrida. Sarà tipo acqua proprio piena di batteri, schifosa. Ma il tizio che fischiettava prima, chi era? Era un discepolo di Herobrine. Allora, non ne ho idea. Forse potrebbe essere anche un discepolo. Cioè, tipo una persona che segue Herobrine, appunto. Però, non lo so. Forse era il cave dweller, cioè il cacciatore delle caverne. C'è un cacciatore in queste caverne. E mi sa che... sarebbe anche meglio uscire ad una certa prima che ci uccidano, no? Hai ragione. Tipo... Whee! Che cosa hai fatto? Cavolo, che male. Ma aspetta, tu non stai uscendo. Dove stai andando? Voglio vedere un attimo il minerale. Tanto ti raggiungo subito. Ok. No. Dobbiamo nasconderci. Ognuno per sé, Elia. Purtroppo. Grazie. Non è più comparso, però ho visto tipo dei blocchi cadermi addosso. Ok. Quindi stai bene? Sì, per ora sì, ma c'è uno spawner. Ok, torna indietro dove... stai andando troppo pericoloso, veramente. Vabbè, vengo anch'io allora, dato che... Cioè, cioè, muoio pure di fame adesso, perché mi sono fatto male. Tutta colpa tua. Oh, c'è uno zombie. Arca vacca, che cacchio vuole sto qua adesso? Ci mancava proprio lui, eh. Guarda il ragno, che paura. Oddio, ma quanto è enorme però questa caverna. Ma ci possiamo craftare qualcosa con questa specie di minerale viola? Non credo proprio, credo che sia inutile come tutto. Cioè, non come tutto, però dico come molte cose, come molti minerali. C'è un ragno, oddio. Cosa vuoi, ragno? Oh, che spavento. Ma porca vacca, ho urlato. Perché diavolo ho urlato? Mi sono spaventato per l'Enderman inutilmente. Mi sa che sta arrivando niente perché lui è il nostro mostro. Lo uccido! Vabbè, io uccido il ragno anche perché ci sta attaccando. Ma come server closed? Ma in che senso? Ah, no, si sta arrabbiando, Elia. Mi sto spaventando. Rientra immediatamente. Io ci sono dentro. Ma ero stato buttato fuori dal server dall'Enderman. Ti giuro, c'ho la creep. Mio Dio. Allora non picchiare più gli Enderman. Che te devo dire, cioè? Ero rientrato, tra l'altro,
Sono stato per qualche secondo in creative, però anche io ho bisogno di cibo. Infatti, allora usciamo fuori e prendiamo del cibo. No, entra, scordati il cibo per un secondo. Aia! Porca vacca. Cos'era? Stiamo urlando, abbiamo urlato troppo. Cos'era? No! Chiudi! No, Elia! Dov'è? Ma non mi sa che è spawnato. Col cacchio! Oh mio Dio! No. Dov'è? No, cosa sto facendo? No! Elia, dove stai andando? Dov'è? Ma non c'è! È una finta, è una burla! Non è una burla, è qua, adesso ci ucciderà, vieni dentro, dove sei finito? Ma non lo vedo! Nemmeno io lo vedo, ma è qua, ci sta sicuramente osservando se fa così, Elia! Oh. Ho detto che era finto, è scomparso! Sì, corcacchio, adesso ti fa vedere lui! Oddio! Corcacchio! Abbiamo urlato troppo, mi sa che si è tipo arreso e ha detto questi sono talmente stupidi. Forse è la formazione della caverna che è strana. Può essere che sia spawnato qua sotto, ma non lo vediamo. Stupido zombie. Io e Lia direi di far così. Andiamo sopra perché abbiamo un sacco di cibo. Bisogna prendere un sacco di cibo. Hai ragione. Oh, l'ho finito! Guarda! Cosa stai vedendo, scusa? Oddio, cos'è? Sì, vabbè, ma poi pure io che cacchio sto urlando. E poi tu no... Cos'è successo? Hai urlato! Questa è la conseguenza della tua azione. Dove sei finito tu? Sono qua. No, vieni dentro. Dobbiamo nasconderci. Allora, tu sei troppo spericolato. Vieni qua. Cioè, come fai a non aver paura di queste cose? Ma sei uno psicopatico, per caso? Voglio capire che cos'è quella roba. Guardalo, è tutto insanguinato. Ah, sta prendendo fuoco. Vabbè, chi se ne frega. Dai, è finita la notte. Bene, dai, andiamo via. Oh mio Dio, che faccia terribile. Sembrava la professoressa di matematica. Guarda, fra lui, Alberum e Stellar e Solar pure. Cioè, c'è di tutto praticamente in questo mondo. No, non è vero, Solar non c'è. Però ci sono tante altre cose. Sì, ma poi il problema è che ci sono spawnate però non vicino. Che cavolo, aia. Eccoci, prendiamo il cibetto, signori polli. Morite tutti. Ah, qua ho trovato una tomba che non so che cosa... Ah, c'ero, Brian! Come c'ero, Brian? Aspetta, che... Porco du... No, Elia, mi sono cagato addosso tantissimo. Tu non ce l'hai l'idea minima. Io ti giuro, questa è stata un'autentica cagata addosso proprio. Cioè, mi sono rotto la gola. Io invece ho aperto una tomba e sto fregando il cibo. Però non ho visto niente. Io ero sotto, sono salito per darti una mano, ma era già andato via. Purtroppo sì. Porca vacca, che spavento. Cioè, mi sono fatto male alla gola perché ho urlato tantissimo. Guarda qua, mi sa che è rimasto il blocco di Herobrine, perché siamo ritornati praticamente all'inizio. Hai ragione! Quello di quando hai urlato la prima volta! Esattamente. Cosa succede se lo rompo e lo ripiazzo? Allora, non succede niente secondo me, però io non rischierei comunque. Però sai cosa possiamo fare adesso? Possiamo farci delle crafting table, in modo che facciamoci direttamente un sacco di cibo... Ok, così ci cuociamo tutto quanto. Mettiamo tutto il cibo qui dentro. E adesso mangiamo. Facciamoci direttamente fine. Cioè? Guarda, io non ho parole. Elia, mi sa che abbiamo urlato troppo. Guarda lì. No, c'è uno scheletro. Io stavo facendo la mia casetta ed è spawnato quel cavolo di scheletro. Cosa facciamo adesso? Allora, sta diventando notte. Quindi prima di tutto dormiamo. Ok, io ho il mio letto. Adesso mi faccio anch'io il mio letto, anche perché non ce l'ho, quindi. Crafting table, che io l'ho fatta 20 volte. Poi così, poi mi faccio il letto così, e poi così. E adesso, buonanotte! Ah. Ok, adesso andiamocene dentro quella bocca, anche perché non capisco che cosa... Cioè, perché è spawnato uno scheletro lì, vedi? Che paura, inquietantissimo! Che cosa vuole farci quello scheletro? Secondo me ci vuole mangiare. Secondo me ci sta tirando all'interno della sua bocca e siamo noi scemi che ci stiamo volendo entrare. Guarda, c'ha pure i denti che sono degli aculei praticamente. Guarda che brutto. Dobbiamo andarcene, io non ci voglio andare lì. Ma allora, dobbiamo entrare anche perché... dobbiamo capire bene come che cacchio c'è qui in questi mondi stranissimi. E secondo me il fatto è che noi abbiamo urlato fin troppo ormai. E queste cose si ripercuotono contro. Arrivo. Ok, allora, qui dentro... Oddio, guarda i denti, che paura che mi fanno. Che cacchio c'è qui all'interno però? Ah!
Guarda, oddio! C'è una mucca! Hai urlato però! Ho capito, ma c'è una cacchio di mucca di Herobrine! Che cacchio ci fa qui dentro? Ma cos'è? What? Cioè, ha fatto praticamente della lava. Dio mio, Elia, che cacchio è sta roba? Poi vedi, qui all'interno c'è del sangue praticamente. Cioè, che in realtà è redstone. È stranissimo, non so perché c'è questa cosa. E poi c'è questa che sembrava quasi andare a formare un H. Perché secondo me è tipo il suo stomaco. Oh, sta tremando tutto. Secondo me è perché ci vuole mangiare lo scheletro. No, 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 usciamo. Aia. Vedi, aiuto. Che cacchio, veloce. Un cuore, un cacchio di cuore. Sono morto. Che cavolo, vedo la tua bara. Adesso arrivo, ritorno. Sono qua vicino perché ho dormito nel letto, quindi per fortuna. Quindi lì hai capito che cacchio ci è successo? Lo scheletro praticamente ci voleva mangiare perché stava tremando tutto quanto, hai visto? Sì, infatti, però non ha chiuso la bocca per fortuna. Meno male, cioè, se no veramente era davvero un disastro. Ma perché ci stava già prima uccidendo, ci aveva dato fuoco praticamente. Ok, ho già tutto, perfetto. Facciamo, tu che cosa? Allora, tu fai le porte, io invece faccio le finestre, quindi mi serve la sabbia, che non so dove sia. Boh, forse vicino al mare si troverà sicuramente. Certamente, l'ho trovata. Mio Dio, c'è Albero ancora che ci guarda. Che poi per fortuna non è notte. Ma ormai con tutte le urla che abbiamo fatto, veramente è successo di tutto praticamente. Sai cosa manca? Il fatto che la nostra casa poi una volta finita esploda. Ti immagini? Sarebbe proprio il top. No, eh. Magari arriva Herobrine. Ti immagini, sarebbe orribile. Comunque per fortuna è che io ho sto superpotere velocissimo. Io rimango veramente estasiato da questa cosa perché non so come fai, cavolo. Non lo so nemmeno io, sono nato così su Minecraft. Ma ti è nato dietro uno spunzone. Sei attratto dagli spunzoni per caso? Comunque questa, cioè senza offesa, ma non è che, cioè è proprio una casa base di Minecraft. Fa un po' cagare. Grazie. Almeno sono sincero. Ah, c'è un Enderman. Che cosa è successo? Era qua vicino. Attento che ti fa crashare di nuovo. No, Sì, era veramente spaventoso. La mucca di Herobrine. Invece adesso c'è la pecora di Herobrine. Ti immagini, sarebbe davvero spaventoso. E poi, ma che cacchio ci fa Herobrine in sto dannato mondo? Che cosa vuole da noi? Ma? Cos'è sta roba? È un armor stand che si muove. No, aspetta, com'è possibile, Elia? Ma tu lo vedi bene? Io lo vedo buggato. No, io anch'io lo vedo. Cioè, non ha praticamente metà busto, non ce l'ha, il braccio non ce l'ha. Ma che cacchio è sta? Possiamo smontarlo, forse? Ma non sembra. Ok, non mi faccio domande, guarda. Facciamo piuttosto le finestre. Esatto. I pannelli di vetro, così almeno abbiamo direttamente più vetro, così possiamo mettere tutte le finestrozze. Che sembrava una parolaccia. Cosa c'è? Ti sei spaventato? Ti vedo che... Porco due! Che cacchio ci sono i polli! Allora io non posso giocare a sto gioco però. Non è possibile che vedo i polli con gli occhi bianchi. Però non è successo niente. La mucca era diventata lava. Questi non fanno niente, sono bloccati. Ma com'è possibile? Guarda, sono tanti... Ma perché ci stanno spiando? Sono gli scagnozzi, sono le spie di Herobrine probabilmente. Uno si è tipizzato. No, che cazzo. No, Elia. Cioè, non possiamo vivere in sto mondo però così. Abbiamo urlato troppo, mi sa. Si sono arrabbiati, ormai è troppo tardi. Prima che diventi anche tu come Herobrine. Che tu non sei un tipo di molte parole, ma tu ne sai, eh? Sì, io ne so tantissimo. Sempre se parlavi con me, però. Sì, parlavo con te. Sto cercando di non concentrarmi sul tuo ADHD. Sì, anch'io, però è troppo difficile. Non mi riesco a concentrare neanche sul video. Aspetta, guarda quanto cibo! Prima che arriva Herobrine, facciamoci il cibo, no? Sì, ma tanto ne abbiamo già un sacco, tantissimo, per fortuna. Di cibo ormai non scarseggiamo. Anche perché poi, per fortuna, in modo anche anomalo, in realtà spawna un sacco di cibo qui in questa pianura, sai? Hai ragione, tipo te. Io non sono mica un cibo, Sei un cinno. Ok, va bene, Lia. Come dici tu? Herobrine! Come? È qui, ti sta guardando a te. Io lo spio da dietro. No, Sì. Oddio. Caputtana! No, hai detto una parolaccia! Scusa! Ma non si dice! Ma sono rosso, io infrango le regole. Orco 2, ma abbiamo il pavimento d'erba in realtà noi qua.
Fumiamocelo. Va bene, ho capito come funziona qua la storia. Mi sa che... togliamocelo tutto, che schifo. Ehi, perché il tuo letto è blu? Perché mi piace il blu. Era rosso il tuo. No, era bianco. E però non ho trovato il colorante rosso. Ah, nel senso che... ho capito, quindi non c'è, non l'hai trovato. Hai trovato solo il blu, quindi. Sì. Metto anche la cobblestone. Cobblestone, cobblestone. Ah, eccole qua le porte. Non le trovavo più. Ok, sta diventando notte. Per fortuna abbiamo una casetta molto sicura in questo momento. Così almeno se arriva qualcuno, moriamo ma al sicuro. Sei contento? Sì, perché io sono sicuro. Mamma mia, che battute. Guarda comunque come ci spia anche quello scheletro orribile che ci voleva mangiare prima. Che schifo. Oddio, io ti propongo una sfida. Ti propongo di restare questa notte senza dormire e guardarci intorno. Sì, guarda. Tutta la notte così faccio. No, vabbè, che cacchio è? Non vuol dire niente, non credo. Che mi guardi intorno. Tu. Guardiamoci intorno. Allora, io adesso sto per bannarti dal server. Scusa, quando ho paura tendo a sdrammatizzare. Esatto, è una strategia di coping, sai? Oh! Cacato in mano. Ma tu senti sta musica? Sì, cioè deve essere una fata. Ma dov'è la fata? Io non la vedo mica. Io sì. Ciao, fatina. Oh! Ma che cos'è? No, questo è buggato. È buggato? Ma che... No, Elia, non va bene questa cosa, io mi spavento. Oh, c'è, guarda gli occhi lì, guarda degli occhi. Ci spiano! Ma no, gli vado incontro. No, sono solo, guarda più dietro gli occhi. Cerobra, no, c'erano Enderman. No, c'è un altro tizio che ci guarda. Allora, però... Che è? Vedi, è un mostro. Non so cosa sia. Ma la musica buggata? Ha smesso, per fortuna, per gentil Graziella. Perché sennò veramente, che cacchio era? Ma quel tizio che ci guarda lì, forse è lui? Il bro ci guarda, però non ci sta facendo niente per ora. Quindi, ognuno è libero di stare dove vuole. Basta, cioè, un po' ci spia. Forse un po' uno stalker. Non ti vogliamo a casa nostra, vai via! Non sembra essere molto reattivo alle tue minacce. Oddio, non ho registrato niente! No. Ah, battutona. Mi sono cacato addosso, ti stavo per... Allora, io ti propongo una cosa. Entriamo direttamente in casa prima che ci moriamo. Perché ormai tutte le cose stanno diventando troppo, troppo pericolose. Veramente una cosa brutta. Ma che spavento, quello zombie pensavo fosse Herobrine, invece non lo è. Sei vivo? Oddio, cos'è? È un Enderman, guarda! Lascia perdere l'Enderman, andiamo in casa ed... Non è un Enderman quello! C'è un tizio con la bocca aperta! No, andiamo... No. Vai via, che cacchio... Eccoci, molto male. Andiamocene via, andiamo in casa e viviamo qua dentro, se no moriamo. Ok, perfetto. Ciao. Che paura! No, guarda lì, ci stanno circondando la casa, ma com'è possibile? Oh mio Dio! Guarda come arriva tutto lento, sembra triste quell'Enderman. Non è un Enderman quello, è un tizio con le braccia molto lunghe. Non è che ci rompe la... No, mi sa che ci rompe la porta. Senti, chi è quello? Una roba del genere. Chi? Ma quello sembra che sta defecando. È un altro, guarda, oddio. Oh. No, eccoci. Secondo te queste finestre resistono al urlo cattivo? No. Eccoci qua. No, secondo me no. Per Dio, Pirillo. Ok. Madonna, che paura. Dovevamo, mi sa, togliere tutto quanto, invece non abbiamo fatto niente. Ok, allora, mi sa che questo mondo ormai è troppo compromesso, abbiamo urlato troppo e tutte le cose sono spawnate. Quindi, ragazzi, se volete vedere altri episodi di questa serie, se volete che diventa una serie, scrivetecelo nei commenti e ci vediamo al prossimo video horror! Ciao!